La corsa più antica del mondo è ai nastri di partenza. Oggi giornata di verifiche e test per mettere a punto le ultime soluzioni tecniche sulle vetture. Staremo a vedere chi succederà nell'albo d'oro della gara a Luca Rossetti, campione italiano in carica, passato quest'anno alla squadra dello Scorpione, dopo aver militato per diverse stagioni tra le fila della Casa del Leone. Ma non va male, mi sto cercando il feeling giusto per questo tipo di gara. Qui a Trabia comunque come shakedown è abbastanza indicativo, quindi possiamo fare un buon lavoro e vedremo poi in gara che cosa verrà fuori. Nove le speciali in programma, dove a contendersi la vittoria con il pilota friulano ci sarà il campionissimo Paolo Andreucci, accasatosi quest'anno sul sediolo lasciato vacante da Rossetti. Occhi puntati sulla sfida principe del campionato italiano. Ma l'intenzione è di far bene, di riuscire ad andare almeno a podio. Poi vediamo, la macchina sta andando molto bene, le Pirelli anche, per cui speriamo bene. Nella lotta potranno inserirsi Renato Travaglia, Andrea Navarra e Umberto Scandola, considerati outsider di lusso. Ma fare del nostro meglio sicuramente in questo tipo su questo tipo di strade qui possiamo direi fare benino, purtroppo i Super 2000 saranno sicuramente avvantaggiati, però noi facciamo del massimo per cercare di raggiungere il miglior risultato. Sì, sono molto contento di essere qui a partecipare all'icona del realismo che è la targa Florio. E speriamo di fare una buona gara, anche se la trovo molto difficile, è la prima volta che la faccio, quindi la trovo assolutamente difficile. Spero di accumulare quanta più esperienza possibile per poi insomma sfruttarla negli anni a venire. I colori della terra di Trinacria saranno difesi dai madoniti Riolo, Vara e Runfola. La lotta si preannuncia accesa anche nella gara valevole per lo challenge di zona, che ha registrato l'adesione di una quarantina di equipaggi.